Marietta, che ci cucini stasera? Stasera, guarda che bello cavolo, che bello cavolo cappuccio che ti hanno trovato allora. Stasera allora facciamo un bel cavolo di ricetta. Esatto. A cavolo stasera. Allora che cavolo di ricetta facciamo stasera? Allora, mo gli ingredienti. Cavolo cappuccio. Ah, involtini diversa. Quindi. Sì, diversa. Un macinato. Cipolla e scalogno. Formaggio, pomodorini, vino bianco, mollica e pane e guanciale. Va benissimo, bene. Ora mi mettiamo all'opera. Ora ti dico che andiamo a fare. Sì. Tu, ah no, questa cosa non riesci, ma tu mamma. Se tu mi dici come vuoi che te la faccio, allora la devo cacciare questo così. Sì. Ce la fai? Io sai cosa odio? Sto coltellaccio. Da che te la tolgo io? Io voglio il coltello normale, no, sti coltellacci ho paura di usarli. Guarda. Se caccio un brucciolo io. Il torsolo, un brucciolo, come l'hai chiamato? Un brucciolo. Bene, bene. Hoppla. E devo sfogliarlo. Perfetto, giusto? Bravissimo. Ok. Ok. Appostissimo. Queste brutte le buttiamo, va bene? Va bene. Te lo chiedo. Che già pronto qua e si mette a sbollentare. Acqua salata? Sì, acqua salata. Io metto a fare. L'avevi già lavato un pochino? Sì, no? Sì, perché sì. Lo vedo bello bagnato. Sì, l'avevo già sbollentato. Quindi sfogliamo il cavolo verza. Mi preparo. Scusa. Sì, sì. E allora questa aspetta, dove lo aspetta? Aspetta! Zia, mi togli la tavoletta! Fermatevi tutti quanti. Fermi. Aiuto per farmi una cipolla. Allora io pulisco. Ok, ma senti, questi tutti una volta li mettiamo nell'acqua. Sì. E allora aspetta che ti prendo un piatto. La sta Marietta ha avuto un muratore gigante. Sia la cucina di sotto sia quella di sopra gliel'hanno fatta per i giganti questi pezzi. Dobbiamo salire sulla scaletta. E su piccirilla. Tutti quelli che se ne esce mi caccio piccoli dopo faccio un po' nel ripieno. Perfetto. Avevo pipito. Hai capito? Eh già. Buoni! Gli involtini di Verza! Ah sì, ora facciamo. Questi si sbollentano piano piano. Ecco qua vogliamo. La scalogno e c'è un pesco scalogno e cipollotto così vanno giù saporito, sì, va bene? Sì, buono. Ecco qua. Ecco, qua iniziano un pochettino a lesionarsi le foglie. Sono venuto qua. Oh là là, cerco di stare attenta e mi sa che basta, Marietta, guarda, perché ora si rompono. Sì, quindi ora questo qua lo facciamo. Ok, quindi te la tuffo nell'acqua salata? Sì. Acqua salata che bolle. Eccola là, pronto. Una sbollentatina. Perfetto. Mettiamo il coperchio. E andiamo col mambo. No, te lo tutta il prezzo e tu mi sbollenti, va bene? Ok. Allora. Poi li prendo con questo. Sì. Quando vengono a bollire li togliamo? Sì, lascio 2 minuti, me lo tiro così. Ok, perfettissimo. E tu intanto? Mi preparo il soffritto. Cipolla e scalogna, qui. Cipollotto e scalogna, sì. Non ci sono io. Ecco qua. Se si fa fare, te lo faccio. Facciamo questa pezzettina. Questa fa scurma dalla nostra. Sì, sì. Che poi più là vi facciamo pure le ricettine con l'ortica, Sì. Prossimamente facciamo nella prossima puntata l'ortica. Sì. Quindi prossima puntata vedrete l'ortica, come si cucina l'ortica. Una ricetta, una. Buona, se no troppe ricette vi stancate. Una alla volta. Prossima puntata ricetta con l'ortica. Perfetto. E useremo anche lo scalogno così. Sì, no, sì. Quindi avete una settimana di tempo per procurarvi lo scalogno. E l'ortica. E l'ortica, dai. Bene. Sai che alcuni hanno notato la ricetta dei cannelloni e gli sono piaciuti tantissimo che abbiamo fatto i cannelloni con la borragine. E mi hanno detto, ma sono ricette difficili, ma come difficili? Così facile. E dice, ma la borragine, noi dove la troviamo? Ho detto, ma come difficile la borragine? Perché abitando in città, certi non la trovano.
No, non vi fate problemi. Che con la zia Marietta abbiamo fatto la borragine, ma se non trovano la borragine, no, con cosa la possono fare pure? Spinaci, oh, abietola, tutto. Perfetto, così anche con gli spinaci sì, tutta la verdura. Non vi complicate l'esistenza, noi facciamo le cose genuine che troviamo nel corpo, però cambia verdura, con il tipo di verdura, è facilissima. Ok. Ora qua sì, questa qua la possiamo togliere. No, lasciamo l'acqua. Ah, ti serve l'acqua, ok. Bellissimo. Qui abbiamo scolato. L'hai messo sotto l'acqua fredda? Sì, l'ho messo sotto l'acqua fredda, l'ho rimesso qua. Ullala! Ecco qua. Voglio aspettare solo una cosa, perché non finisce il coso. Sì, infatti. Ma quando ho preparato il coso, quando cominciamo lì, cominciamo. Ok, ok, è già qua, è già capito che vuol dire. Quindi, ora la zamaglietta, il cuore della verza, l'ha aggiunta al soffritto di olio e cipolla e gli ha messo un pochino di sale. Esatto. E ora aspetta che si ammorbidisce. E metto la carne poi. Ah, e gli metti il macinato. Che macinato? Di vitello o di maiale? No, io vitello. Vitello. Perché poi dovete... sì. Per chi è intollerante al lattosio, non vada a prendere la carne di vitello o di maiale, ma visto che è una cosa delicata, a sto punto di manzo. Esatto. Perché il manzo è un è adulto, diciamo, non allatta più, quindi non ha più le sostanze del latte e quindi non fa male. Quindi, macinato di manzo per chi è intollerante al lattosio. E poi quando uno fa la torta, invece di mettere il latte, può mettere il latte di riso, esatto. Ci fanno, non è che devo mettere forse il latte. Oppure l'altra volta per la besciamella nei cannelloni. C'è pure il latte di soia. Io ho detto non mette la besciamella, ma poi ho pensato, ma perché privarsi della besciamella? Se la fa con latte di soia, con latte di avena, con latte di riso, con un latte vegetale, tanto è identica proprio la situazione. E anziché mettere il burro, si mette la margarina, che è vegetale, quindi andate tranquilli. C'è pure il formaggio senza lattosio. Certo, sì. Quindi si può fare di tutto. E di più. Un attimo qua. Sì, ora che sei bella raccolata la mezza. Quindi guardatevi che sono bella. Il primo piano della zia Marietta. Dai, ora la zia di tutti è diventata la zia Marietta. Di tutti, immagina. Ecco qua. Carne macinata. Allora, quanta macinata stiamo mettendo? Diamo le mezzo dosi. Chilo qua. Mezzo chilo per una verza. Sì. Ecco, allora mo ho spumo col vino bianco. Quanto è un bicchiere? Sì, ma non lo metto tutto. Ah, nemmeno. Quindi mezzo bicchiere di vino bianco. Così, come serve. Ecco qua. Perfetto. Non si può ben venire. Adesso, guarda. Così si alza quel bel profumino. Strepitoso. Vino di officiera. Bello. Okay, io proprio prima della fare la muglietta, non sento. E dicono loro, guarda. Che volevano fare? Mi volevano buttare che nella nappia una pianta d'uva bianca qua, a casa della mamma. Ah, quelle che sentiamo occupare qua. Tuo suocero, sì, ma? Sì, mio suocero. Allora c'era chi la mamma, quella musaglietta, non ci sta, no, no, io faccio vino bianco. Con chi è sta arocina, ma? Zibibbo. Zibibbo schiacciato tutto con... L'hai sgrappato? Tutto, però non l'ho schiacciato con le mani, con un bastone, perché chi mangia magia. Tutto, poi ho fatto 20 litri di vino bianco e uso per la mia cugina. Perfetto. Vista! È brava la zia Marietta. Brava. Poi dice che gli fanno male le mani. E chi crede? Sempre che tocca queste mani, fatti tutto. Pure il vino se n'è andato a schiacciare con le mani. E volevo un singolo, scusate. E voleva che ha le mani riposate la zia Marietta. Vabbè. Sì, il vino ti voglio mettere pure anche le cose. Allora, ora ci metto due pomodorini. Pepe nero. Pepe nero. Qua ringraziamo i nostri cari affezionati che ci guardano, perché hanno notato che io nella prima puntata
ho rotto il macinino e allora ci hanno fatto avere un macinino nuovo. Quindi grazie che avete avuto questo pensiero. Vi bacio. Grazie. Olga, buonasera. Continua Laura, che se no non si dopo facciamo le trattature. Ma voleva mettere a posto lo stipo. Momento di mettere a posto lo stipo. Continuiamo. Ai, fanno male. Io sfumo sapore cosa. Basta, ah, dai. Sfumo pure i broccoli e le senapi. Li sfumo come l'ubriaco. Ma certo. Tutto sfumo, a me mi piace. Sfumo quasi tutto. Buono. Dice, se faccio, faccio sì. Membriaco, membriaco. Ma sì. Affondiamo i pensieri nell'alcol. Ma cosa? Non lo fate. Scherziamo. No, assolutamente mai ubriachezze. No, no. No, è manco bevo, scherzo. No, scherziamo. Va bene, a dopo. A dopo, ragazzi. Poi quando è un problema con pepe nero, ci mette a porco, ma mai ci mettiamo pure a cagliare, poi andiamo a pepe nero e a porco, ma ecco qua. Questo è sicuramente leggero. Che, sì, che è non bello. Dovrebbe far male, no. A chi fa male il piccante. Perfetto. Tipo chi soffre di emorroidi. Ecco, bravo. Chi soffre di altri problemi, che non può mangiare il pepe nero, chi soffre di stomaco. Penso che la curcuma non faccia male, perché anzi dicono che è un antinfiammatorio naturale, mi pare, la curcuma, sì. Quindi non... Va bene. Ma sempre la faccio, ma tu la mangi prima che invece. Buonissimo. Allora, che si mette? Formaggio, hai detto? Sì, mette. Che formaggio mettiamo? A gusto. Ti piace parmigiano, ti piace grana, ti piace pecorino, ti piace... Basta? O ancora? Aspetta. A me piace parmigiano e grana. A me non piace il pecorino. A gusto, a me non è. Un attimo. Invece, guarda, c'è il paese di mia mamma. A Lago Pesole. A Castellago Pesole i formaggi pecorini vanno alla grande. Io mi ricordo mia nonna sempre con il formaggio quello. Ora devo preparare là come sono dimenticata. Qua devo prendere un pochettino piano? Sì. Ok. Devo preparare e iniziamo a fare. Aspetta che devo prepararlo qua. Prendo il pecorino lì. Guarda, per favore. Dello sciacquo. Mi ascoltate, perché no? Non ce la posso. Ah, ecco, te l'avrei potuti fare io. Io mi sono dimenticata. Oggi la Maria Marietta mi fa riposare. Visto che sono un pochino stanca, così. Prendo un cucino d'olio, così lo mettiamo sotto. Sotto? Sì. Quindi olio e pomodoro. Sì. La... E prepara la crostacina un po' di bollica di pane. Ah, buona. Perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto. Sì, sì. Ora mi portiene, dai. Ora li faccio vedere e poi mi ricordo. Sì, e poi li faccio io. Va benissimo. Ah, quindi guardate. Aspetta. Sì. Se questo è un po' dura, questa la dobbiamo cacciamo, capito? Ah, ecco, sì, se il torsolino esatto. È duro si toglie. Perfetto, ho capito. Capito? Sì. Un cucchiaio, cucchiaio normale? Sì. Cucchiaino? Sì. Ecco qua. Un grande, che mi pigli qua? Questo è un cucchiaino piccolino. Sì. Che sì. La piccola è la neonata, un grande, un cucchiaio grande voglio. Mi dici sì? Cucchiaino prendo un cucchiaio grande. Sta Samarietta. Ma lei lo fa perché mi vuole bene, non mi vuole contraddire. Però no. Poi si rende conto che sbaglio e me lo deve dire quando sbaglio. Esatto, guarda, tu guarda così. Vedi che sono brava che mi prendo le colpe guarda, sempre io. Guarda. Che bel pacchetto. Aspettami.
Che ah, lardo pure. Mm. Ah, ecco qua. Ah, che capito? Sogno supremo. Capisciuto? Proviamo. Andiamo a vedere, faccio io che la taglio un peruno. Tagliami un peruno. Ti taglio un perulino, no? Ah, sì, sì. To. Grazie. Prego. Ok. Vediamo come va. Come va, faccio... come va, come va, come va? Adesso vieni. E cosa vuoi tu da me? Soldi, 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 no. Soldi, non io ne non ho. Voglio soldi, non voglio soldi, voglio la verza, verza. Buona dei soldi, però senza soldi non si mangia più la verza, verza. I giusti servono, troppi no, ma no, non è giusto, è giusto. Veramente facciamo ipocriti. No, i giusti. I giusti servono, troppi no, no. Che danno alla testa. Perfetto. E basta. I nostri telespettatori, diciamo telespettatori, diciamo. I nostri affezionati diciamo. Ci dimostrano l'affetto. Certo. Perché sono attenti alle nostre ricettine. Allora che fanno? Hanno notato che si è rotto un giratello e ci hanno regalato il macinino nuovo. Mm. E io me lo sono portato da casa, ho detto oggi usiamo il macinino nuovo. Un macinino nuovo? Già. E poi? Ecco. Lo zio Antonino. Bravo. Ha visto che mi servivano i cucchiai. Che usa i cucchiai e mi ha fatto un altro cucchiaio e ringraziamo pure lui. Esatto. Poi hanno notato che iniziano a servirci tante ciotoline e come c'è la e mi è arrivata, sì, mi è arrivato un bel set di ciotoline. Ah, belle, tutte di vetro, bello. E quindi noi li ringraziamo che ci dimostrano che ci dimostrano l'affetto in questi modi. Zia Marietta qua è rotto, che ti consu. Bene, guarda qua, così. Pulito, girano. Pulito, pulito, guarda, così. È un po' pulito, to. Giro. Qua, vedi che non è un giro buchisto. È girato. Giro, giro, tondo. Ecco qua. Visto? Bravo, perfetto. Bellissimo. Vai, vai. Ti ho messo pure il pomodoro sopra. Ora ci metto un po' qui il pangrattato. Sì, l'olio ti serve? Ma buono, perché c'è pancia, no. C'è un lardo e me lo metto okay. Salato. Quindi niente troppo olio. Condito. No, no. Formaggio. Opla. Mentre lo prendo sì. E via. Un pochino di formaggio sì, per la gratinatura proprio. Sì, perfetto. Poco. Ah, un goccino d'acqua, poco. Sì, l'acqua della bollitura o acqua normale? Pure l'acqua della se bollitura. Se pure quello, non c'è, dobbiamo prendere un cucchiaio, un cucchino. Papà, dai, poco versiamolo. No, no, ah, un cucchiaio per, ecco, per girarlo. L'acqua della bollitura, non la buttate l'acqua no, della no, bollitura no, 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 è sempre buono questo, no, no. Ci sono no. Le vitamine qua dentro. Tutto c'è. I sali minerali. Si consuma, lo metto un pochettino così. Ah, sì, sì. Questo si cuoce? Sì, 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 così si finisce di insaporire la verza. Basta, dai. Perfetto. Via, al forno. Forno 200 gradi per 30-35 minuti. Si vede quando è pronto. Quando è gratinato. Quando è gratinato è pronto, va bene. Ok, perfetto. Ta-ta-ta. Ok. Ta-ta-ta. Sei pronto? Ta-ta, io sono pronto. Ecco qua! I mortini di verza, dai! E noi li apriamo e vediamo dentro come sono. Zan zan. Il mio zan zan è sempre qua. Vedi là? Ecco qua, guardate, osservate il ripieno. Marietta, zia Marietta, ma lo assaggio. Scusatemi certo, tutti. Assaggia, vedi com'è. Abbiate la santa pazienza. Assaggiare, non la bruci. No. Assaggiare. Per vedere come buona, ma meno male fatevi al più presto prima che finiscono le verde. Vale la e pena. Però mettetelo di gente, no? Fateli è vero, c'ha ragione la zia Marietta quando fate le ricette perché sappiamo che le fate, ce lo dite che le fate. Però mettetele, taggatele su Instagram così ci rendiamo conto. Vabbè. Di quanto funziona. Quindi ci chiamiamo su Instagram @ a cucina da zia Marietta. Quindi ogni ricettino pagate. Anche perché
sotto nel video, là, come si chiama? Nella descrizione, non mi veniva, ero nella cucina. Era bene che mangiavo. Ecco, mettiamo sia il profilo di Instagram, come si chiama, e sia il link delle puntate precedenti, delle registrazioni delle ricette precedenti. Quindi avete tutto l'occorrente. Dovete fare sempre il passaparola, fateci conoscere. E vi raccomando, ricordatevi che la zia Marietta l'altra volta ha detto: le ricette che volete che vi cuciniamo, chiedetecele nei commenti. Esatto, no, come faccio? Così rimane scritta e carta canta, come dice il detto, che poi la testa uno magari se le dimentica. Addio. Se così. Mentre nei commenti lo scrivete e sapremo come. Va bene? Allora, salutiamo Iris e Asia Dardore. Ciao! Ciao! Poi salutiamo Pamela e Antonella. Ciao! Ciao! E con le ragazze Cristina, Ilenia, Aris e Rebecca. E poi salutiamo Mimmo, Emilia, Nathan, Titti e Anna. Ciao! Genova. Ciao, alla prossima puntata. Buona serata e buon appetito. Ciao ciao. Allora, ultima cosa che devo dire, vi ricordo che un video esce ogni sabato. Mi raccomando, guardatelo e commentate se vi piacciono le ricette, ok? Buona serata.